Bom dia, seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Para você que chegou no canal agora, a gente está dando uma volta ao mundo para conhecer a gastronomia do globo. E hoje a gente vai numa típica trattoria salentina. A gente, para variar, abrindo o restaurante, né, amor? É, olha que bonito. Nossa, que bonito! Tchau! Tchau! Buongiorno! Piacere, Maria. Daniela, piacere, come stai? Bene. Già mia madre, come avevano già dagli anni 60, loro avevano aperto un bar, però era, non era una trattoria, era un bar dove si beveva birra a fiumi. La sera cucinavano i pezzetti di cavallo con il sugo, quindi facevano questi panini con i pezzetti e poi facevano la carne alla griglia, quindi capocollo alla griglia, salsiccia. E quindi hanno incominciato già loro piano piano a fare queste cose qui. Poi noi l'abbiamo ripresa nel 97 e abbiamo cambiato perché ormai ci eravamo stancati del bar, comunque i tempi sono cambiati. E abbiamo continuato con questa cucina povera, però buona, sana. Il piatto più tradizionale? Più tradizionale, sì, il cavallo è sempre esistito qua nel Salento. Poi c'è la pasta fatta in casa, naturale, ci sono i maritati, i maccheroncini fatti con il nostro grano, cappelli, con il sugo, con le polpettine o il pomodoro. E poi facciamo la massa, che è una tradizione che prima si faceva solo a San Giuseppe, cioè solo una volta all'anno, il 19 di marzo, mentre adesso la facciamo sempre perché è buona, è una cosa salutare che si fa con una verdura, i cavoli chiamati, e i ceci, con questa pasta fatta a mano, insomma tagliato a fine fine, che è abbastanza complicato, però si fa bene. E l'ingrediente che non può mancare nella cucina qui di Salento? Nel Salento è la farina di grano duro. E le patate, usiamo tantissimo le patate, facciamo le polpette di patate, la pitta di patate, facciamo parecchie cose anche con le patate, perché la patata anche qua è molto buona. E i legumi, naturalmente, ci sono tanti legumi anche, i piselli gialli, i fagioli, i ceci, i legumi tantissimi, e le fave, le cicorie selvatiche che si trovano ancora in campagna. E andiamo a conoscere la cucina? Sì, prego. Andiamo. Olha a grossura da parede. Gente. Ci sono un metro. Sì, quelle sono le muraglie, no? Le famose muraglie. Adesso vi mostro l'impasto delle pittole. Vediamo una cosina da mamma. La cosina da mamma, sì. Da mamma. Infatti. Gente, che differenti. Ma cosa c'è qui? Vabbè, poi dopo noi le facciamo condite. Cioè non c'è solo farina, qua ci sono capperi, olive, pomodoro e zucchina. Poi varia, veramente si possono essere le alici, si può mettere di tutto, però noi lo facciamo così. Che questa è una cosa buonissima, insomma, mangiano tutti volentieri, dai più piccoli ai più grandi. Il lievito sono quanti grammi qui? 25 grammi. 25 grammi di lievito. E va un litro scarso di acqua. Cosa vuol dire un litro scarso di acqua? Non proprio un litro, un po' meno. Però metti diciamo un litro così. Ma bisogna vedere anche perché la umidità, credo, sì, che sì, dipende anche dal tempo, infatti, dipende da se c'è il sole oppure l'inverno, dipende da tante cose. Quindi questo qua si scioglie. Aqui se vê quem sabe cozinhar e quem não sabe. Não tem esse negócio de colher. É com a mano, não? Sim, sì, se faz tudo com as mãos, senão niente. Você pode sentir? Porque anche sì, senti bisogna... se ci sono i grumi, che il lievito si deve sciogliere bene. Quindi poi mettiamo un po' d'olio.
proprio un filo d'olio. Sì, questo le fa diventare un po' più croccanti. E poi si va con la farina pian piano. Più o meno un chilo di farina? No, un chilo. Un chilo. E in casa a gente tem que procurar uma farinha de grano duro, né, amor, para fazer? É, tem que ser grano duro, porque aqui no sul da Itália é grano duro. E poi si vanno, io vabbè, ho la mia misura di sale, tutto di questi. Proprio come la mia mamma. Sì. Come la ricetta? Ah, metti un po' di questo, un po' di questo. Infatti loro... La cosa più difficile, fai un po' così, eh? Poi ti regoli. Questa è la cosa. Sì, perché è tutto fatto a occhio, diciamo noi. Ecco, questo è l'impasto, vedi. Ah, così è la consistenza. Deve rimanere, sì, deve rimanere liquido, sì. È un antistress anche. Ma io credo che più o meno 20 grammi di sale per sì. Un 20 chilo grammi di farina, sono questi, sì, 20 grammi, infatti l'abbiamo già misurati, sì. Un chilo di farina, mais ou menos 1 litro di acqua, se vai medindo per ver a consistência, depois 20 grammi di sale e proprio un fio di olio, di oliva. Un fio di olio, sempre. E il fermento vai 25 grammi di fermento. Bene. Questo qua poi si copre e si lascia lievitare quanto più possibile, insomma. Dopo la lievitazione si mette tutte queste cose che ti piacciono, la zucchina, il cappero, con un po' di sale, si lasciano anche loro un po' asciugare. Si mischia tutto e poi già quando metti lì pieno, diciamo noi, si possono già friggere. Então tá aí o segredo, quando for botar a verdura, corta ela já em pedacinhos, bota sal por cima para tirar a água, porque senão a água vai misturar com a massa e daí não vai ficar assim. Però nelle trattorie comunque sì, le trovi, come lo danno come aperitivo, come antipasto. Da Lecce qua sicuramente le trovi, nelle trattorie, diverso, neanche no. Nei ristoranti, nelle trattorie. Nelle trattorie, qualcuno arriva a mangiare e ti portano le pittole, sì, perché sono... Vabbè, noi le diamo come benvenuto. Adesso possiamo fare il Brasile. Come vogliamo assaggiare il Brasile? Oh, è ben croccante. Oh, ascolto barulhinho. E dentro, oh, meu Deus, isso è molto buono. Non c'è neanche come per sapere che è buono. Poi non è che trovi il pomodoro, trovi la zucchina, trovi il capo. Ele è ben macio por dentro, ele è ben croccante por fora, ele non pega molta gordura. Questo con vino, con... anche con la birra è buono. Sì, infatti, questo è... anche senza nada. Mettiamo un po' di olio. Cipolla, sedano, carota. La base è molto solida, quello che c'è a casa, no? Cipolla, aglio, poi peperoncino, dipende. Ah, diventa un po' più grande così sì. Sembra un po' un ceci, ma è sì, piselli. No. Ma non c'è Allora si mettono, vabbè io adesso metto 3 uova, però poi dipende dalla quantità. Si mette il pepe, sale e la menta. E qua la menta viene usata tantissimo come spezia, no? Sì. Tantissimo, sì. Si mette dappertutto, nelle polpette, nelle frittate. Ha un sapore fresco, no? D'estate. Profumo. Senti, sì, il profumo è più delicato, non è molto forte questo. Si mette l'acqua. In realtà va un pecorino sardo, si mette dentro, si chiama Gavoi. Gavoi. In questo caso si usa il pecorino perché c'è la menta. Piccante. Poi la menta è fresca, quindi fa una specie con la menta. Ah, ho capito. In qui si usa molto gavoi e menta, anche nella pitta di patate, che è un crocchette di patate. E poi si va con la farina. Anche qui si fanno un impasto come l'altra pittola più o meno. Mm-hmm. Comunque ne abbiamo messo quasi un mezzo chilo di farina. Então sono 3 ovos, meio chilo di farina, meio litro di acqua, puoi giocare umas 8 foglie di menta, un pochino di pimenta preta, un po' di sal, 25, 30 grammi, più o meno. Ecco, questo deve essere più consistente, sì, perché sennò... Perché come non è caldo con l'olio, sì, deve andare in acqua, quindi... Infatti mia madre dice, quando vedi che non scende più, è buono. Mentre l'altra deve filare. E credo anche che così non scende mai. Forse dobbiamo mettere un altro po' di farina allora. Poi fai la prova, quando la metti nell'acqua, vedi, sì. Se rimangono intere, se no aggiungi un po' di farina, la puoi anche aggiungere al momento. Questo è il test. Sì. Vamo vedere se la fai.
La provo. Vediamo se si mantiene. Che dovrebbe tornare a galla, no? Come un gnocco. Io scelgo di menta, eh? Uno di menta proprio, no? Eh sì. Buonissimo. Quindi scelta è buonissimo. Buono. Questo è proprio un cibo del cuore, no? Proprio un comfort food, come si parla. Comida della mamma, qui. Le firmezine è come un spezzo, mesmo. È molto buono. Per fare una notte di frigo, sì. Una delizia. Grano, cos'è? Questa è la pasta fritta della massa che di cui ti dicevo, che riprendere. Si mette nella pasta, sì, nel brodo. Questi invece sono i tagliolini che abbiamo fatto vedere prima, e la pasta tagliata a striscioline, sempre con l'acqua e farina e basta, un po' di sale. La cosa importante di questa pasta, no, mamma, è che viene stesa, sono molto sottile. È lasciata ad asciugare. Viene fatta asciugare due o tre giorni. Prima, adesso vabbè, no. Perché sennò non si taglia, no? Bene. Quindi e così. Come la tagliatella si taglia, però. Si taglia figlio, no? Al coltello, si gira e si taglia al coltello. Infatti, per farla così fine, insomma, deve asciugare bene, sennò. Sì, anche questa è veloce da cucinare. Questa si fa solo cavoli e ceci, veramente. Mentre questa si può. C'è la ricetta originale, cavoli e ceci qua. Qua in realtà ci sono tre spezie: noce moscata, chiodi di garofano e cannella. E questa sì, è sempre la stessa pasta, però è fritta nell'olio. Ah, ancora bollente si mette la... Sì, si mette un po' e si cucina insieme con l'altra cruda. Poi in realtà questo piatto va lasciato, prima anticamente si lasciava per il giorno dopo, perché si assorbiva ancora di più i sapori delle spezie. Si mangiava anche fredda. In onore di San Giuseppe si faceva solo un giorno all'anno, si faceva prima, adesso no. Sì, poi quando si lascia si assorbe tutta l'acqua e quindi diventa più saporita. Mentre bollente è buona, però è più brodosa. E qui si fa così, tutto a sei mani, tutte le famiglie cucinano insieme. Questa si presenta così. Un colloca cannella, l'altro colloca massa, l'altro finalizza con finocchio. No, olio. L'olio non manca mai. Deve ficar muito bom essa textura, porque tem essa massa frita que ela tá bem crocante, tem a outra massa que cozinhou no caldo, então pegou bem o sabor do caldo, tem essas ervilhas amarelas que são uma coisa incrível, e colocaram canela, cravo e noz moscada. O cheiro é maravilhoso. É muito bom isso aqui. E você vai morder e vê essas texturas diferentes. Vem o sabor, e é legal que essas espécies elas não se misturam muito, essas especiarias. Então você sente o sabor de uma, depois você sente o sabor de outra, depois explode na boca outra. Dá pra ficar o dia inteiro comendo isso aqui e você ainda vai descobrir coisas no meio. Boníssimo. Eu tava ansioso pra comer carne de cavalo desde que eu cheguei na Itália. Olha, a gente já comeu muita coisa, mas cavalo é vai ser a primeira vez. Ah, ó, ela já é um pouco mais escura. No cortar você já vê que ela tem as fibras mais unidas, assim. O cheiro dela é um cheiro de uma carne um pouco mais forte. É boníssimo. E quanto tempo per cuocere questo? Almeno 2-3 ore di bollitura. Non c'è come essere male, no? Cozinhando tanto tempo, né? Não, e cozinhando tanto tempo, depois cozinha no molho sugo. Nossa, imagina senhora. Isso. E o tomate tem essa acidez, então acho que ele ajuda a deixar a carne mais mole. É muito bom, né? Ai, senhor, eu estou cheio. Não, o Vinícius comeu assim como se não houvesse amanhã, mas é que a comida era muito boa, né? Não, a comida era boa, consegui experimentar carne de cavalo quando tinha comido até agora e tava louco pra comer desde que a gente entrou na Itália. E é bem saborosa, muito bem saborosa. Gostosa, é viu? Do jeito que eles fazem também, né? Ficar horas ali cozinhando no suco e tal. Comida boa tem que ter paciência, né, amor? É isso aí. Então, se gostou do vídeo já sabe, né? Deixa aquele like, deixa nos comentários o que vocês acharam aí da comida do sul da Itália. E a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Até mais!